Schede, le schede della giuria. Noi invece adesso continuiamo ovviamente con lo spettacolo. We'll be right back.
Till you came around, I had my feet on the ground. Till you came around, and now my life's upside down. Nazionale Miss Stella del Mare, che premia le giovani bellezze che possono appunto poi magari fare qualcosa nel mondo dello spettacolo, perché no, della moda, insomma, chi più ne ha più ne metta. Noi invece continuiamo e chiamo Emanuele. Tu sei pronto, Emanuele Luvito? Sempre tu. Sentiamo cantare a te. Grazie. So I face the final curtain. My friends, what I had to do, and saw me through without expression. I leave, I light its food, I travel in. Ragazze sono già modelle e sono vincitrici delle tappe che si sono svolte a Trapani, e loro sono già alle regionali, quindi un augurio appunto a tutte le altre ragazze che come loro poi possono accedere di diritto alle regionali, classificando questa sera. Va bene, siamo pronte, accogliamo con un grosso applauso gli abiti da sposa di Flavia Pinello. Beijando o mar, timbalaê, toda vez que ele vai repousar, timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Pensamento tão lindo quanto o céu, imagino um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, como ia manjar. Gli abiti da sposa di Flavia Pinello, ovviamente la chiamo, facciamo entrare Flavia Pinello, eccola qui, accogliamola con un grosso applauso. Queste sono soltanto due delle creazioni che fai, Flavia. Invito te a venire qui e invito le ragazze appunto a poter andare. No, non potete andare, grazie. Allora Flavia, queste ovviamente sono, ripeto, due prototipi delle realizzazioni che fai tu. Parlaci un pochino del tuo tipo di lavoro e soprattutto di come tu vedi la sposa. Allora, per quanto riguarda il lavoro, ci tengo a precisare che è sartoriale, quindi artigianale, rigorosamente made in Italy, non come viene inteso oggi, quindi la progettazione, tutto viene fatto qua in Italia. Per quanto riguarda, oddio, come intendo la sposa? Attraverso i tuoi vestiti, ovviamente. Sì, un po' ci lasciamo influenzare dalle mode, poi ovviamente il mio stile, per chi mi conosce sa bene che è il minimal chic, quindi linee molto semplici, abbinati ovviamente a quel particolare che rende unico l'abito. E poi si cerca di realizzare anche il sogno della sposa, che di solito ha anche un'idea ben precisa su come vuole essere valorizzata. Ecco, una curiosità che mi è sorta proprio adesso, quindi in estemporanea, l'abito più strano ovviamente rispetto al normale pensiero che si rivolge ad un abito da sposa, qual è stato quello che ti hanno commissionato? Un abito, non lo so, viola, ecco. No, non viola, però mi è stata chiesta una sposa di un tessuto
insomma etnico, con che infatti adesso il prototipo lo faccio spesso sfilare, che è comunque corto e ha due colori.